Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Ci troviamo a bordo della mia 595 Scorpione Oro perché oggi, dopo aver percorso quasi 2000 km su questa vettura, voglio portarvi sul canale, secondo il mio modesto parere, i 5 pregi e i 5 difetti che ho riscontrato su questa mitica Abarth. Prima di iniziare con il video però ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale perché tantissimi di voi visualizzano ma non sono ancora iscritti, quindi mi raccomando, vi aspetto, schiacciate quel pulsantino iscriviti perché tanto è gratuito, numerose novità ci aspettano. Passiamo subito al nocciolo del video e voglio illustrarvi prima i 5 difetti che ho riscontrato su questa macchina. Tratto cittadino, stiamo facendo un po' di shaker cittadino sul pavé, è un morire. Volevo subito elencarvi i primi 5 difetti di questa macchina. Il primo difetto che, secondo il mio modesto parere, ho riscontrato su questa 595 è la posizione di guida. So già che molti possessori della 595 hanno riscontrato questo tra virgolette problema, ossia la seduta di guida troppo alta. Sembra un po' di guidare un furgoncino, se vogliamo, passatemi il termine. Avrei preferito una seduta un po' più bassa per questo tipo di macchina. Devo dire che è una pecca. Come secondo difetto che ho trovato in questa vettura è il cambio che, se usato in maniera racing, trovo gli innesti un po' troppo lunghi. Ho letto un po' in rete che magari c'è la possibilità di fare un piccolo upgrade al cambio, ossia lo short shifter. Tra l'altro sono davvero curioso di provarlo perché nella guida sportiva trovo un po' difficoltoso innestare le marce, lo vedo poco preciso il cambio, soprattutto quando faccio il passaggio seconda terza. Il terzo difetto che ho riscontrato su questa macchina è, ma stiamo trovando veramente il pelo nell'uovo, so che magari chi compra questa 595 di certo non la compra per la tecnologia, però ragazzi, devo dire che la tecnologia su questa macchina è rimasta un po' indietro, nonostante abbiamo l'Apple CarPlay, streaming Bluetooth eccetera, però devo dire pecca un po' a livello di infotainment. Mi spiego meglio: praticamente io, se devo cambiare una cartella, se devo cercare un numero in rubrica o cose simili, i comandi al volante non mi permettono di fare tutto ciò, mi permettono soltanto di rispondere al telefono, effettuare l'ultima chiamata. Stesso discorso per la musica o per navigare all'interno appunto dell'infotainment, devo per forza staccare le mani dal volante e passare qui. Nonostante abbiamo un touch abbastanza preciso, però devo togliere la mano e passare direttamente sullo schermino qui. Per quanto riguarda invece il quarto difetto, ho davvero dovuto impegnare per trovarlo, ossia che su una macchina del genere, ricordo che questa è una Scorpione Oro edizione limitata, avrei preferito che montasse di serie, anche per la cifra, perché ricordo che di listino questa macchina sta 30k, quindi non è neanche poco, avrei preferito uno scarico con un sound degno di una 595 Abarth. Quindi magari potevano tranquillamente mettere, che so, un Record Monza di serie, meglio ancora una Krapovic Full Titanio. Ragazzi, essendo un Abarth in 2000 esemplari e quindi limitata, magari una chicca in più non sarebbe stata male. Passiamo al quinto ed ultimo difetto, ossia il reparto rifiniture. Mi spiego meglio. Siamo seduti su una 595 Abarth. Vabbè che la base e il pianale è una 500, però tu Abarth non mi puoi mettere una plancia con la scritta 500. Cioè, siamo proprio caduti sul dettaglio. Va bene che ormai sono in produzione, diciamo, a catena, però su un Abarth non posso entrare in una 595 e trovarmi scritto lì 500, ossia lo stesso cruscotto di una 500 1300 multijet, voglio dire.
non ci voleva granché a cambiare una plancia per renderla un po' più esclusiva, per farci, diciamo, rendere conto di stare seduti su un Abarth. Passiamo ora ai 5 pregi di questa 595. E ragazzi, 5 sono pochi, ve ne posso elencare più di 5, ma per rimanere in linea con il video vi illustro subito, per quanto mi riguarda, i 5 pregi di questa vettura. Primo pregio, ragazzi, sicuramente è il motore. Ha una leggerissima incertezza all'inizio della sua erogazione, ma dopo, ragazzi, quando entra in coppia esplode letteralmente, diventa un missile terra-aria ed è un divertimento unico, pazzesca. Nonostante i suoi soli 165 cavalli, è allucinante, diventa un proiettile quando entra in coppia. Anche se abbiamo già un'ottima base di partenza, però qualcosa da modificare ci sta. Ovviamente ho letto tutti i vostri commenti, vi dico già da ora, piccolo spoiler, lo scarico sta arrivando. Ragazzi, ho comprato qualcosa di atomico, infatti vi invito a restare sintonizzati perché se ne vedranno delle belle. Mentre stiamo parlando in questo momento, lo scarico è in fabbrica. Ora non possiamo tirare più di tanto in quanto il clima è abbastanza artico, infatti mi porta a 3 gradi e mia colpa, non ho le termiche. Secondo pregio di questa macchina, nel frattempo che stiamo salendo in montagna, è la tenuta di strada. Tengo a dire, ragazzi, che in pista non l'ho ancora mai provata, ma mi sono basato semplicemente sulla guida sportiva in strada, magari sui passi di montagna, e la macchina la trovo incollatissima all'asfalto. Già stock ha un assetto molto molto sportivo e rigido, difatti la macchina la vedo ben assettata ed è precisissima in curva, non si muove di una virgola. E infatti mi riallaccio al terzo pregio, che date le dimensioni contenute mi sembra di guidare un go-kart, per quanto è preciso e stabile. Quarto pregio è che praticamente abbiamo una macchina dall'indole sportiva, ma con le dimensioni di una city car. Infatti, se la si usa in città, la puoi parcheggiare un po' ovunque, ovunque, sempre tra virgolette, se non fosse che purtroppo è una macchina molto molto appetibile agli occhi dei ladri. Purtroppo se ne vedono troppe di Abarth rubate e sventrate, oppure chissà che altra fine malefica fanno, purtroppo. Quindi sì, è una city car, in città è tra virgolette comoda per quanto riguarda le dimensioni, ma non per quanto riguarda l'assetto, perché guida cittadina l'ha un po' troppo rigido. Inoltre, l'ultimo pregio è che praticamente quando andiamo a schiacciare questo tastino qui, sport, la macchina si trasforma letteralmente. In genere sulle altre vetture sta un po' per sfizio, ma qui il tasto sport funziona tantissimo e cambia completamente il DNA della macchina. Infatti avremo uno sterzo molto più duro e diretto, la risposta dell'acceleratore è anche qui diretta, e abbiamo il turbo che spinge molto di più, o meglio abbiamo la completa coppia a disposizione. E cosa fighissima, cambia un po' la grafica sul tachimetro. Fate una prova ad andare in normal e tirate una seconda marcia, vi faccio vedere che il turbo si ferma circa a 0,8, mentre invece schiacciando il tasto sport arriviamo a 1,2 bar se non qualcosina in più. Quindi è vero, schiacciando il tasto sport questa Abarth caccia gli artigli. Ora ritorniamo in normal. Tra l'altro, un'altra chicca bella che, diciamo, l'ho notata dopo, che se schiacciamo il tasto sport, oltre a cambiare la grafica, ragazzi, si accende il LED qui dentro con la scritta sport.
tanta tanta roba. E purtroppo anche questo video sta avvolgendo al termine. Spero vi sia piaciuto e spero vi abbia aiutato a capire un po' la 595, che tipo di vettura è e cosa aspettarsi quando ci si siede a bordo di questa macchina. Non dimenticate di lasciare un commento qui sotto, perché rileggo tutti, suggerimenti e critiche sono sempre ben accetti. Non dimenticate di lasciare un bel like al video e, cosa non ultima, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Da Domenico è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!